Buongiorno carissimi, leggo in Lamentazioni al capitolo 5, il versetto 19. Ma tu, Signore, regni per sempre, il tuo trono dura d'età in età. Questo versetto ci parla dell'eternità di Dio, concetto veramente difficile da comprendere per me. Mi posso aiutare con altri brani, come per esempio il Salmo 90, versetto 2. Prima che i monti fossero nati, che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi da eternità in eternità, tu sei Dio. Isaia 40:28 dice: Il Signore è l'Iddio d'eternità. E ancora Isaia 57:15, così parla colui che abita l'eternità. Eterno vuol dire per sempre. Questa non è un'esperienza che è insita in noi, perché il peccato è entrato nel mondo in Eden, l'ha gravemente compromessa e quindi da allora l'umanità si confronta ogni giorno con il suo esatto contrario. Il passare del tempo muta le cose, le persone, la natura, tutto invecchia e tutto finisce. Ecco perché è così difficile riuscire a immaginare l'eternità. Figuriamoci poi pensare a un Dio la cui esistenza non ha avuto inizio e non avrà fine. L'uomo è intrappolato nel tempo, solo con quello si confronta ogni giorno. È sempre una corsa contro lo scorrere delle ore, in affanno continuo. La morte sembra la fine di tutto, ma in realtà è solo il termine del tempo di prova che Dio ci accorda per accettare il suo dono più grande, la vita eterna. Lui ci ha creato per questo e ha messo nei nostri cuori il pensiero dell'eternità. Ci vuole eterni come Lui è eterno. Per questo ha mandato suo figlio Gesù Cristo per interrompere la maledizione che il nemico, il diavolo o Satana ha favorito con l'entrata nel mondo del peccato. Solo riconoscendo Gesù come nostro Salvatore possiamo accettare il dono della vita eterna in un mondo restaurato, privo di sofferenza e di morte, che il Signore ci preparerà alla fine dei tempi. Apriamo dunque i nostri cuori e leggiamo la bellissima lettera d'amore che ha scritto per ognuno di noi, la parola di Dio.